ragazze, ciao ragazze, perdonatemi se sono leggermente esaurita, oggi particolarmente, lo sono sempre, però oggi più del solito perché mancano 18 giorni al mio matrimonio e quindi sto diventando sempre più esaurita barra emozionata. Quindi oggi comunque vi voglio assolutamente filmare un nuovo video in cui leggo i commenti degli haters. Un video che è sempre richiestissimo sul mio canale, ebbene sì, oggi è arrivata la volta di un nuovo video su questo tema, quindi leggerò i commenti, quelli più cattivi, quelli più brutti che insomma nessuno youtuber vorrebbe trovare sotto i propri video, però ovviamente non mancano mai, specialmente io, diciamo che ho sempre tanto materiale, alcuni saranno veramente cattivi e trattengo le lacrime già da adesso perché non è facile, altri invece ovviamente, siccome lo sapete che a me piace ridere, scherzare su tutto e sdrammatizzare, alcuni saranno un pochino più simpatici e magari un po' più bizzarri. Bene, sotto a un video di shopping con un titolo bello grande vi faccio vedere quello che ho comprato, shopping haul, c'è Michela Mensa che mi scrive: la profondità, 4 puntini, questa sconosciuta, comprarsi un libro no. Beh, Michela, io ti ringrazio, è molto semplice fare questa specie di commento sotto un video in cui c'è scritto shopping a lettere cubitali, è ovvio che faccio vedere, è un canale di fashion, make up, quindi faccio vedere fashion e make up, quindi i libri solitamente non li faccio vedere sul mio canale. Mi dispiace Michela se per sbaglio sei capitata su un canale che non tratta di libri, ma forse per te inizierò a fare recensioni sulle mie letture. Poi c'è Mattia Etna Love che mi scrive: non puoi truccarti in bikini? Allora Mattia, io ti ringrazio per il complimento, spero sia un complimento, forse non è un complimento, evidentemente voleva dire che non mi so truccare e almeno qualcosa servirei, non lo so. Comunque Mattia, adesso che estate magari ci penso un attimino, poi ti faccio sapere, va bene? Vediamo. Poi c'è Zoe Wilson che mi scrive: l'abbinamento capelli, maglione, tinta labbra fa davvero allora, io Zoe ti ringrazio per aver espresso la tua opinione, ovviamente tutti siamo liberi di esprimere le nostre opinioni, specialmente su internet sembra che siamo liberi, e mi dispiace se l'outfit che avevo in questo video, che non mi ricordo di che video si trattasse, non ti è piaciuto. Ringrazio, apprezzo molto però la tua delicatezza e diciamo la tua il tuo tatto nello scrivere i commenti, ecco, questo apprezzo, grazie. Poi c'è Adua Coppola che mi scrive molto carinamente: sembri un trans. Allora, io è l'ennesima volta in cui mi viene detto che sembro un trans, non so se mi devo arrabbiare di brutto perché tipo vogliono offendermi, oppure se è soltanto un dato di fatto e non è un'offesa, ma nel senso sembro proprio un uomo che vuole diventare donna. E quindi poi torneremo su questo argomento, perché in un video ho detto scherzosamente che ero un uomo e mi sono reso conto che un sacco di gente lo pensa davvero adesso, perché cioè voi non dovete credere tutto quello che vi diciamo, ovviamente a volte ci sono battute, però evidentemente sembra davvero che io sia un trans, perché se lo dici scherzosamente e la gente ti crede, ti fai due domande. Poi c'è Matteo Rossi, chissà perché questi haters così carini non hanno mai una foto. Comunque Matteo Rossi mi scrive tutto in maiuscolo, gridando, perché bisogna gridarlo in 4 metri: avrei preferito che ti avessero rubato, almeno il congiuntivo ci siamo, tutte le videocamere e imposto il divieto di acquistarne delle altre, questa sì che sarebbe una gioia. Questo nel video in cui raccontavo dell'episodio in cui mi sono entrati i ladri in casa, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, Matteo, devo dirti che, cioè, tu per consolare la gente sei proprio, cioè, hai un talento naturale. Io ti devo dire, se un tuo amico ha un problema, non consolarlo, perché veramente rischia il suicidio, quindi ti ringrazio anche per averlo urlato, nel senso che sicuramente il tuo commento l'ho visto, e adesso spengo la telecamera, vado a suicidarmi anch'io, grazie Matteo, grazie. Poi c'è Deniria, che non è una hater, però qui ci ricolleghiamo al discorso di prima, che mi scrive: veramente eri un uomo? E non è l'unica ad averlo pensato. Quindi Deniria, io evidentemente davvero, cioè nel senso, non capisco se la gente tutto quello che gli dice su YouTube ci crede, oppure sono io che le so raccontare bene, nel senso che no, era una battuta, era una battuta. Questa è il top dei top, cioè adesso vi renderete conto in che stato io mi trovo.
C'è Katia Casagni che mi scrive: ma ora che ci penso, se hai detto in un video che prima eri un uomo, come mai hai Clue? E Clue è un'app che ti monitora il ciclo mestruale, per chi non lo sapesse. Questa ragazza è un'altra che ha pensato davvero che la mia battuta fosse realtà. Quindi io non so se devo riderci su o fare un video in cui dico che no, non ero un uomo. Però, chi se ne frega? Io non so se devo specificarlo oppure no. Non, cioè, nel senso, no, non ero, no, era una battuta. Però mi fa troppo ridere il fatto che ci abbiano creduto davvero. Dio mio, devo stare attenta a che battute faccio, perché poi la gente non le capisce, evidentemente. Non sono proprio brava a fare battute. Quindi, oltre a non essere una brava youtuber, non so neanche fare battute. Però Katia, no, non ero un uomo davvero. Quindi Clue la uso davvero, quest'app. Poi c'è Vittoria De Boni che mi scrive: poco rifatta, mi dicevano. Due puntini. Penso che l'abbia detto proprio con questa faccia qua, tipo... ok, per farsi così. E Vittoria, guarda, io non so se parlare seriamente oppure no. Vittoria, io non mi sono rifatta niente, ho soltanto fatto un'iniezione di acido ialuronico nel labbro superiore, che però, essendo naturale, poi viene riassorbito e adesso non c'è più. Quindi non so che cosa tu possa vedere di rifatto, perché ormai l'effetto dell'acido ialuronico se n'è andato da mo. Quindi, però, Vittoria, nel senso, visto che si pensa che io sia un uomo, perché non pensare anche che io sia tutta rifatta? Perché non poco, è tanto rifatta. Poi c'è Lucia Montecalvo, che è di poche parole, e scrive: ma 5 puntini. E vi lasceremo così, vi lascerò così con il dubbio. Non si sa che cosa Lucia volesse dirmi, forse voleva continuare il suo commento, non ce l'ha fatta per qualche strano motivo, quindi restiamo con il dubbio. Ma. Poi c'è Giorgio Arnone che scrive sotto un video con il titolo "Vietato agli uomini", vietato agli uomini. Giorgio scrive: ma che 7 minuti per sta roba per femmine. Vabbè, arrivederci. Caro Giorgio, io penso che dal titolo si potesse forse un po' ma intuire che era un video per donne. Ma mi sta venendo il dubbio. Poi c'è Lucilla Floris che mi scrive in maiuscolo, quindi urlando: ma perché urli? Lucilla, non lo so, forse dovremmo farci la stessa domanda io e te. Poi c'è Michela Bentivegna che fa le spaccate sui tavoli, che mi scrive: ma quante smorfie hai fatto mentre ti truccavi? Tutta vanitosa, smorfiosetta. Michela, io ti devo dire la verità, mi rendo conto di fare sempre un sacco di smorfie quando mi trucco, ma ci rido sempre su. Però tu non sai, non so perché pensi che io sia vanitosa e smorfiosetta perché faccio delle facce assurde quando mi trucco, nel senso, non è che siano poi tanto fighe, quindi non è che sia tanto vanitosa, perché tutta una scala sono così. Quindi Michela, insomma, diventiamo amiche, cosa vuoi che ti dica? Poi c'è un nickname, un programma, guarda video, che fa quello che dice, insomma, è coerente questa persona perché guarda i video, che mi scrive: mi fai vedere le piante dei piedi? Sei molto bella. E io, grazie, guarda video, grazie per il tuo complimento. Non credo che ti farò vedere le piante dei miei piedi, non prenderla male, però non, di solito non lo faccio, però magari forse dovrei, perché ho un sacco di richieste di gente che vuole vedere i miei piedi. Ti dico la verità, non mi piacciono tanto i miei piedi, però a tanta gente piacciono i piedi, ho notato, da quando ho iniziato a fare YouTube me ne sono resa conto, c'è un sacco di feticismo in giro, quindi guarda video, forse aprirò un canale dedicato a questo, guarda, anzi, aspettalo che lo apro sicuro, tu aspetta, vedi che arriva. Poi c'è Ultras AS Roma, con una foto dello stadio, anche lui, insomma, si capisce molto bene quali sono gli interessi di Ultras AS Roma, e viene a vedere un mio video in cui mi trucco e mi scrive: madò, ndo finito. E io, mi piace molto il fatto che anche leggendo il tuo commento si capisce che parli in romano, in romanesco, come si dice, mi piace come dialetto, e non so come tu sia finito su un video di trucco,
Però, dai, magari un trucco da stadio impari a farlo e ci sta, perché no? Poi c'è Evelina79OR che ha la foto profilo, e ha la foto profilo, alcuni hanno la foto profilo, e mi scrive: devo crederci che, poi in maiuscolo gridando, tu ti fai il rasoio? E Evelina, io non so cosa ti fai tu, però io non, di solito, sì, mi faccio il rasoio, ti devo dire la verità, sì, mi faccio il rasoio, e tutte le cerette e roba del genere mi irritano la pelle, quindi lo dico ai 420, io mi faccio di rasoio. Hola! E finalmente mi sono tolta questo peso dalla coscienza. Ah! E poi finiamo in bellezza con Ombra di Volpe, con questa foto così criptica, si vede, non si vede, molto sofiga, che mi scrive: su di lei la definizione oca, con la maiuscola, è perfetta. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, come al solito scrivetemi tutto nei commenti perché io li leggo tutti, 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 lascio cuoricini e rispondo, quindi io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!